Puoi venire qua, Francesco, ti faccio subito una cosina. Ecco, siediti qua, su questa seggiola. Ecco, guardate che cosa faccio. Metto su... Ora potrei stare così e non succede niente. Potrei fare i massaggi così e succede quello che succede con i massaggi del corpo fisico. Adesso facciamo così. Cosa è successo? Facevi dei micro movimenti con le mani. Mm-hmm. E tutta la mia attenzione andava lì. Quindi continuavi a pensare ai gatti? No. Ai topi? No. Paperi? Nemmeno. Ornitorinchi? No. Vabbè, gli animali non ci pensavi. Pensavi a delle prostitute? Agnacci? Vabbè, insomma, grosso modo non pensavi a niente, allora. Va bene, vengo un altro che non ha mai fatto questo esercizio, questa cosa qua, chi vuole? Naturalmente noi ci mettiamo d'accordo prima. Ok. Prima cosa che fa chi fa questo, l'intento di bene, collegarsi immediatamente, nel mio caso mi collego alla volontà del Cristo, che è molto semplice. Chiedo di essere quello che Lui chiede a noi di essere. E quindi di annullare completamente la mia volontà, cioè gli aspetti egoici. Cosa è successo? Silenzio, presenza. Silenzio? Silenzio è la parola, bisogna farla udire. Silenzio, ripeto io, vai pure. Presenza. Risonanza. Allora fate così, adesso chiudete gli occhi e immaginate che qualcuno faccia quello che ho fatto io a fronte di Andrea. Ok, tornate qua. Probabilmente alcuni sono riusciti a riprodurre la stessa cosa. Vediamo chi ci è riuscito, chi ha avuto facilità. Ok, ovviamente se qualcuno lo fa è più facile. Però dopo breve tempo è una cosa
Quindi capite che non abbiamo manco bisogno di un'altra persona che lo faccia. La nostra mente è in grado di fare qualunque cosa. Ora però facciamo, devo dare un'altra istruzione perché non abbiamo ancora fatto questo. Mettete le mani così. Cioè chi ha due gambe, perché non ce l'ha, no, perché ce l'ha, e due mani. Mettete così in modo che abbiate libero di fare questo. Poi lo tenete a questa distanza. E vi mettete in ascolto profondo. Attenzione concentrata. Sul polpastrello dell'indice, del pollice, della mano sinistra e della mano destra. Diventate consapevoli se le due dita tendono ad avvicinarsi o ad allontanarsi. E semplicemente assecondate questo movimento. Lo osservate e lo assecondate. Il movimento delle dita è diverso come ritmo dal movimento del respiro. Di solito è molto, molto più lento. 20, 40 secondi. Mentre portiamo l'attenzione focalizzata per capire se le due dita si avvicinano o si allontanano, il nostro respiro si fa molto più piccolo. E poi portiamo particolare attenzione al momento in cui il movimento cambia direzione. Quindi l'attenzione focalizzata sui polpastrelli, fa sì che la nostra mente si svuoti di pensieri. A questo punto riprendiamo qualcosa che abbiamo già fatto, il labbro inferiore. Sentiamo che il labbro inferiore si sintonizza con l'apertura e la chiusura. Nel senso che quando le dita tendono ad aprirsi, il labbro inferiore tende ad espandersi. E quando il movimento cambia, anche il labbro inferiore ritorna nella posizione originaria. Lo stesso è per la lingua. E ora creiamo un collegamento
tra le dita delle mani, tra di loro, mano destra e mano sinistra, e tra mano destra e mano sinistra, per cui abbiamo pollice e indice della sinistra e pollice e indice della destra. Che però si collegano anche al micromovimento del labbro e della lingua. Così si forma un triangolo. Con al vertice labbra e lingua e le mani come base. Mentre le dita si allontanano tra loro, il labbro inferiore si espande, c'è un'apertura di tutto il corpo. Le spalle si aprono di più, le ginocchia, e mentre c'è il movimento di espansione, lo sguardo e il capo vanno verso l'alto e il sorriso si fa più intenso. Tutto il corpo che via via si unifica sempre di più diventa come la corolla di un fiore che si apre al sorgere del sole e si richiude al calare della notte. Anche le caviglie sono implicate. Anche la colonna vertebrale, che durante l'apertura si inarca lievemente. E si allunga verso l'alto. Questo movimento si trasmette anche al bacino, che ruota avanti e indietro, assecondando il movimento della colonna. Quanto più questo movimento di apertura unifica tutto il corpo in modo sempre più armonico,
tanto più percepiamo un crescente benessere. Senso di pace sempre più profonda. La nostra mente si fa sempre più pulita, silenziosa. E durante l'apertura, così come un fiore si apre alla luce del sole, così noi ci apriamo alla luce dorata dello Spirito che entra dentro di noi. Scende dall'alto e irradia tutto il nostro corpo. È una luce di guarigione, di pulizia, che rivitalizza tutto il nostro corpo energetico e anche fisico. Darsi che cominciamo ad avvertire nel corpo fisico energetico delle lievi vibrazioni, come uno scorrere di una lieve energia elettrica. Che più il lavoro va avanti, più superando i blocchi e le contrazioni, diventa sempre più potente. Generando dentro di noi un senso di pace e di felicità, sempre più intenso. Connessa al fatto che ci rendiamo conto che stiamo imparando a realizzare la nostra vera natura. È una natura pacifica, amorevole, aperta a noi stessi e agli altri. Non è una teoria, è un'esperienza. Che ha solo bisogno delle giuste pratiche per potersi realizzare. E adesso
ci prepariamo a ritornare qua. Facilitati da questi lievi accenni di tosse amorevole, e facilitati da qualsiasi altro suono, colore, forma, luce, ci prepariamo a riaprire gli occhi e tornare qua. Quando torniamo ci accorgiamo che il mondo sembra cambiato, cioè come l'Asia si fosse fatta più densa, e mentre alcuni non vedranno l'ora di tornare alle chiacchiere per ritrovarsi nei soliti luoghi, ci sarà magari qualcuno che si rende conto quanto è importante dedicarsi a pratiche come questa. Le quali ci portano ad attivare la fabbrica delle soluzioni. Darsi che qualcuno ci metta un po', prima che si perda l'attenzione all'indice, al pollice, ma noi possiamo tenerla senza nessun disturbo. Ok. La prima volta che si fa una cosa così si avvicina appena un poco a quello che è la sensazione. Quando viene ripetuta, ogni volta la pratica dà effetti più potenti. Qui ci vuole un po' di pazienza. Non si ottiene tutto in mezz'ora. Un po' di più. Oggi pomeriggio dobbiamo fare molte altre cose: la pratica dello sbadiglio, la pratica del sorriso, la pratica della respirazione dell'oceano, e poi dopo la pratica dell'unione della sessualità e dello spirito, perché nella nostra società, come ovvio, lo spirito sembra andare di qua, la sessualità dall'altra, ma è solo unendo l'istinto più forte che abbiamo insieme all'altro più forte che abbiamo, ne abbiamo due, uno è quello sessuale, l'altro è quello evolutivo, la crescita spirituale. Se li mettiamo contro, abbiamo la certezza che non faremo un passo. Per questo che i sistemi oppressivi hanno sempre fatto in modo che gli esseri umani non facciano questo. Perché chi fa questo poi diventa libero. E quindi non è più possibile opprimerlo. Bene, oggi prepariamo la macchina e domani faremo i lavori terapeutici, che ovviamente saranno piuttosto veloci. Va bene, c'è qualcuno che è morto? Qualcuno che sta molto male? Alzi la mano, chi è morto? Chi è morto? Alzi la mano. C'è nessuno? Nessuno. Ma aspetta una cosa, ma uno che è morto lo può alzare la mano? No, in effetti no. Allora guardiamo, magari. Fate un po', datevi un po' un'occhiata, se ne trovate uno. Ognuno controlli. Un controllo.
C'è qualcuno, qualcuno alzi la mano? No. Va bene. Uno che sta molto male, che è finito nell'inferno, ci può essere? Non è che non ci può essere. Anzi, è normale. Va bene, allora abbiamo fatto un po' di cose. Il pomeriggio, tu Flavio le hai tutte assimilate, non accettoci problemi, e a tuo ad libitum ne fai provarne un po', a sottogruppi, cioè magari ti metti qua, oppure qua, oppure qua, o qua, cioè anche lì. È indifferente, diciamo, non è centrale. Bravo, è indifferente, cioè non è perché, se no uno comincia a dire ma dove si deve mettere? Qua là, si creano subito fazioni, due dottrine, deve stare sulla sinistra, no, deve stare più sulla destra, no, deve stare in piedi, deve stare... si comincia a litigare tutti, no, lasciamo perdere, non è questione centrale, lui guiderà. Oh, tra l'altro, una buona notizia che io non mi aspettavo, che ho visto un po' cosa succede nella scuola, io mi aspettavo che si capissero niente di queste cose, fosse proprio... Invece ho visto che sta molto... Quello che ho visto io fino adesso è che... Ammazza, sta andando bene, eh? Cioè, tutte le persone che... Io ho fatto domande di... Non mi aspettavo risposte, erano tutte giuste, tutte bellissime. Quindi, un ottimo lavoro. Almeno, l'ho visto quello che è successo, perché Flavio ha fatto la riunione della scuola su... E poi sono arrivato per vedere cosa succede, e ho fatto un po' di domande. Ogni domanda ha risposto alla perfezione. Quindi questa è una buona notizia, e Flavio adesso si prenderà questo impegno di rinnovare completamente la scuola, insieme a Sabrina, insieme a tutti gli altri. E poi fra un po' vengono tutti da noi, e quindi faremo una messa a punto del lavoro che comunque stanno già facendo. Va bene? Venite. Ragazzi, Luisa, noi non dobbiamo fare una buona scuola, quella più o meno c'è già, noi dobbiamo fare una scuola straordinaria, di eccellenza, perché il mondo è straordinariamente messo male, quindi ci vuole, se fosse messo così così, basta. Però io ho una domanda nel cuore. Però, e quindi è un avversativo, con chi ti la prendi? Con lui che te la prendi, eh? Perché ce l'ha con te? Non lo so. Cosa gli hai fatto? Guarda, sono antipatico di natura. Ah, ecco, vabbè, allora sta sentendo, non lo guardare, allora, senza però, dai, qual è la domanda? La mia domanda è quella che hai fatto tu all'inizio. Io non ho ancora capito, al di là delle parole che devo studiare, e vorrei uscire da questo seminario, che cos'è la comunità interiore. Interiore. Va bene. Vorrei sperimentare, quando lo capirai perché... tu, tutta l'umanità l'avrà capito. Allora porta la bandiera dell'umanità. E allora tu sarai il test per noi. Quando sì, dovrei... volentieri, molto perché volentieri. Tu dove abiti? Perché tu abiti in un paesetto, non so dove abiti tu. È un paesino sperduto. Ma lì. Cosa vuoi che sia? Cioè, a Rimini praticamente. Ah? Rimini. Vabbè, ma un paesetto. È un paesetto. Dunque, sperduto, casa, un po' annacquato. Quattro alberi, quattro cinghiali. Parla al maschio, quando gli va bene, le parla col cinghiale, quello più cattivo. E cosa... No, io vorrei abitare in un bosco, perché delle volte sto meglio. E invece abiti? A Rimini. Dove è? Vabbè, Rimini è peggio di un bosco, ovviamente. Appunto, Rimini. Dove c'è un che si gorgo Rimini, umano. Tutti gli uomini vanno sulla spiaggia, perché? Perché fanno i bagnini a Rimini? Tutti gli uomini fanno una sola cosa, i bagnini. D'estate sono solo bagnini. Esatto. Perché? Perché dragano, cucano, cosa fanno? Ecco, perché dragano. Allora, siccome è quella la mentalità, che sì, vuoi che esatto, dragano, non so ne può più. Ecco, questa è l'idea fondamentale. Allora, sei in un posto... Però le donne vanno tutte a messa dopo. Vanno? A messa dopo. Dopo, vabbè, va. Dopo la spiaggia. Dopo la spiaggia. Vabbè, senti, in ogni caso, questo l'abbiamo capito. Tu sarai il nostro test. Quando l'hai capito tu, vuol dire che abbiamo fatto un passaggio notevole. Basta. Va bene. Ci vediamo. Grazie. Ci rivediamo qui alle 3:30. Cioè, la vedi Elena? La vedi quella ragazza lì, Elena? Doveva venire da noi, non è venuta? Arriva. Ma che arriva? Arriva.